Pace e bene. Oggi ti racconto una storia. Vi erano due boscaioli, impegnati nella stessa foresta ad abbattere alberi. I tronchi erano grandi, solidi e tenaci. I due boscaioli usavano le loro asce con identica bravura, ma con una diversa tecnica. Il primo colpiva il suo albero con incredibile costanza, un colpo dietro l'altro, senza fermarsi se non per riprendere fiato qualche secondo. Il secondo boscaiolo invece faceva una discreta pausa ogni ora di lavoro. Al tramonto, il primo boscaiolo era a metà del suo albero, aveva sudato sangue e lacrime e non avrebbe resistito 5 minuti di più. Il secondo era invece incredibilmente alla fine del lavoro, al termine del suo tronco. Il primo boscaiolo non credeva ai suoi occhi. «Ma non ci capisco niente! Ma come hai fatto ad andare così veloce se ti fermavi tutte le ore?» L'altro gli sorrise. «Hai visto che mi fermavo ogni ora, vero? Ma non hai visto tutto. Quando mi fermavo, oltre a riposarmi, ne approfittavo anche per affilare la mia ascia». Morale della storia. Quante volte siamo così presi da ciò che facciamo da dimenticarci pure chi siamo. Corriamo, corriamo, e la nostra anima non sappiamo dove la lasciamo, con il rischio di aver corso tanto e invano. Quanto è importante invece imparare a fermarsi, almeno qualche minuto al giorno, per prendere contatto con noi stessi, esaminando la nostra coscienza, meditando sul senso delle cose e verificando come le abbiamo vissute. Solo chi sa fermarsi a pregare e a meditare riesce a cogliere il senso del reale e a scegliere dove realmente vuole andare. Che il buon Dio ti benedica.